Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis perché sono uscite le nuove info, ovviamente per quanto riguarda i nuovi eventi, ma soprattutto l'evento principale che al momento ci accompagnerà praticamente fino a Natale e forse anche un po' oltre, ovvero la nuova modalità della Boss Rush. Infatti, come funzionerà questa Boss Rush? Avrà un funzionamento molto semplice in realtà. E per quanto riguarda invece tutto il resto, ci sono ovviamente altre notizie che dobbiamo andare a leggere, giusto per dare diciamo un contesto a tutte le varie notizie che abbiamo avuto in questo momento, come per esempio l'aggiunta di già all'interno dei ticket draws e degli exchange shop praticamente delle nuove armi. Quindi praticamente abbiamo la Holy Flame Gloves, che sarebbero appunto i guanti di Tifa, con Holiday Revolver, che sarebbe per l'appunto il fucile di Lucia, che sono già stati aggiunti ai ticket draws e all'exchange shop. Questa è una grandissima notizia perché sono comunque armi nuove che possono in un modo o nell'altro servire e quindi di conseguenza facilmente ottenibili per chi magari ha la possibilità di poterle ottenere anche tramite il ticket scambiabile delle armi 5 stelle. È stato aggiunto un pacchetto, questo ovviamente è il regalo che ci è stato fatto ovviamente a noi giocatori, di 3000 gemme che è già possibile riscattare praticamente all'interno della gift box, quindi come potete vedere 3000 cristalli che possono essere presi fino a 30 giorni dall'aggiunta in questo caso, quindi fino al 26 praticamente del mese prossimo. Successivamente la notizia che effettivamente ha mandato un po' in confusione, ovvero la Character Quest. Character Quest che forse per un errore di comunicazione o probabilmente per un misunderstanding in generale, ovviamente è una di quelle meccaniche, una di quelle caratteristiche del gioco che un pochettino è stata lasciata in sordina. Infatti, quando parliamo in questo caso di Character Quest, non parliamo di personaggio giocabile o personaggio nuovo, ma delle storie personali dei nostri personaggi. Quindi io le avrei chiamate in maniera diversa per evitare confusione, perché effettivamente si viene a creare confusione anche perché c'è stato ovviamente chi ha interpretato gli occhiali come Reno, anche se effettivamente non c'entra nulla, proprio perché Barrett è scritto bello grosso in alto a sinistra, quindi diciamo che questo Character Quest secondo me poteva essere scritto in maniera diversa, magari Personal Story o comunque Character Story, che effettivamente è il nome principale di questa modalità, perché quando metti Character Quest noi abbiamo avuto praticamente le missioni da svolgere per ottenere dei ticket e quindi poi pullare successivamente le armi. Quindi io qua sinceramente come banner avrei messo New Character Story, che effettivamente è ciò che il gioco ci presenta come funzionalità. Quindi diciamo che in questo modo abbiamo la possibilità di giocare più nel dettaglio la storia di Barrett e vedere dei particolari o comunque dei dettagli che fino a questo momento ci sono sfuggiti. Infatti se andiamo in solo content e andiamo in story quest, se partiamo di character quest, come potete vedere abbiamo Barrett. Ecco perché io avrei effettivamente chiamato story quest e non Character Quest, che è sì il sottotitolo diciamo di questi capitoli, però scritti in questa maniera ovviamente rientrano un po' in quella comunicazione un po' non efficace che giustamente confonde gli utenti. Comunque, successivamente abbiamo un nuovo pacchetto di gemme inserito all'interno del gioco che potrà essere pullato addirittura ben 10 volte, dove abbiamo praticamente una o più armi garantite 5 stelle, comprese le nuove armi di Natale. Quindi come potete vedere abbiamo appunto i guanti di Tifa, il fucile di Lucia, che possono essere comunque trovate all'interno di queste pool. Banner che ovviamente si ottiene o comunque si compra in questo caso tramite i cristalli rossi, e vi ricordo può essere pullato fino a 10 volte, quindi tanta tanta roba.
e ovviamente sbaglio sempre il tasto. E successivamente invece entriamo in quello che è l'evento che ci accompagnerà adesso per tutti questi giorni. Un altro evento giornaliero, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che verranno aggiunte delle quest, o comunque verranno aggiunti dei boss giornalmente, purtroppo, quindi non è una cosa che si può fare tutta subito. E praticamente a partire, ovviamente, dal 21 di dicembre alle 6 del mattino, cioè alle 6 praticamente nostre, anzi alle 3 del mattino nostre, fino anzi no, e verranno aggiunte praticamente fino al 30 dicembre, ecco qua, quindi andremo praticamente fino all'anno nuovo con questa boss rush, dove verranno aggiunti comunque dei nemici che abbiamo già affrontato all'interno del gioco, quindi boss che abbiamo già affrontato all'interno del gioco, che ci consentiranno di ottenere materiali per l'evoluzione delle armi e ovviamente ci consentiranno anche di ottenere delle Vengeance Medal con cui potremo ottenere degli oggetti nello specifico. Quindi come si fa a giocare ovviamente questa nuova modalità di Vengeance o Boss Rush? Praticamente dobbiamo sfidare dei boss che avremo in successione durante diversi giorni e accumulare praticamente le Vengeance Medal. Le ricompense che otterremo ovviamente saranno disponibili solo la prima volta che completeremo lo stage, quindi non potremo farmare queste medaglie, ma si otterranno praticamente una volta al giorno, e una volta ottenute queste medaglie potremo scambiarle tramite ticket per pullare armi specifiche di personaggi. Quindi avremo modo comunque di ottenere qualche cosa, magari qualche pull fortunato con le armi. Questo praticamente è tutto il calendario, dove verranno aggiunti i vari boss durante le varie giornate, dove appunto abbiamo il 21, quindi già a partire da per noi oggi, perché sarebbe praticamente il 22, però alle 3 del mattino, abbiamo il Watermelon Tomberry, dove ovviamente riceveremo i Nano Cube Model 30x30 e una Vengeance Medal. Successivamente avremo l'Iron Giant, dove ci saranno i Genoma Pod e l'altra Vengeance Medal, e come potete vedere ogni boss praticamente avrà la possibilità di darci materiali diversi con le Vengeance Medal, fino alla fine, in cui il boss finale sarà Sephiroth, in cui riusciremo ad ottenere addirittura i Mithril Ore per portare le armi al 90 e un'altra Vengeance Mod. Inoltre tutti i boss che verranno aggiunti singolarmente verranno aggiunti in contemporanea anche nella versione co-op, quindi si potranno comunque affrontare anche in versione co-op, anche se la versione co-op comunque sia non darà nessuna ricompensa in più, ma darà soltanto gemme e soldini. Vi ricordo ovviamente che le ricompense potranno essere ottenute soltanto dopo il primo complete e quindi non si potranno farmare, perché appunto saranno dei coins che non si potranno farmare. Poi, ultima notizia che è appena praticamente uscita, update della versione 1.4.10, quindi potete effettivamente già effettuare l'update, la nuova versione di gioco, che sarà quella che ci accompagnerà praticamente all'anno nuovo. Infatti che cosa succede? Verrà rilasciata poi in maniera forzata il 24 dicembre alle 3 del mattino, e che cosa viene aggiunta in questa nuova versione di gioco? Ovviamente tutto il calendario del nuovo anno, quindi tutti gli eventi che rappresentano praticamente il nuovo anno come eventi e come campagne, il nuovo Stamina Pass che praticamente verrà rilasciato a breve all'interno del gioco, dove da questo momento in poi avremo un nuovo Stamina Pass che ci permette praticamente di ottenere 20 tonici stamina praticamente al giorno, completando ovviamente delle missioni in particolare avremo appunto la possibilità di ottenere le pozioni stamina. Dovrei avere anche lo screen, un secondo solo, perché dovrei effettivamente anche avere lo screen, datemi giusto un attimo, eccolo qua, ve lo faccio vedere anzi tramite Discord, perché tanto ce l'ho già tutto su Discord, eccolo qua. Questo è praticamente il nuovo pass stamina, che praticamente ci consente di ottenere 20 pozioni al giorno per completando ovviamente le varie missioni.
Successivamente avremo un aggiustamento per quanto riguarda il profilo, il nostro profilo personale del giocatore, conteso come wallpaper, eccetera, eccetera. Quindi questo diciamo che è più un aggiustamento prettamente estetico, niente di particolare. E poi, come sempre, piccoli improvement of quality of life, quindi piccoli miglioramenti per quanto riguarda la qualità di vita presente all'interno del gioco. Vedremo poi nel dettaglio effettivamente cosa verrà, diciamo, cosa verrà modificato, però diciamo tutto sommato noi già sappiamo quello a cui andiamo incontro con questa nuova versione di gioco. E poi altra notizia che vi posso dire così in estemporanea è che a quanto pare all'interno della storia di Barrett, quindi della story quest di Barrett, ci sarà anche il fantomatico combattimento con Yuffie, quindi quella che noi andremo a incontrare praticamente nella foresta. Quindi è qui che praticamente avviene quasi il reclutamento del personaggio che poi vedremo successivamente a gennaio. Detto ciò, non c'è altro che vi devo dire, quindi ci vedremo probabilmente, anzi ci vedremo sicuramente stasera. Vi ricordo, stasera ci vediamo per la mega tombolata del canale, dove ci saranno in palio comunque qualche piccola ricompensa, dato che non siamo riusciti a fare benissimo questa campagna di Natale. Però qualche ricompensa, qualche regalino ovviamente ve lo darò, nonostante tutto. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!